Buongiorno a tutti. Ringrazio la vicepresidente Maria Edera Spadoni per aver promosso l'iniziativa di oggi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E saluto la ministra alle pari opportunità Elena Bonetti che interverrà in collegamento. Questa giornata costituisce un importante momento di riflessione su una questione quanto mai grave e attuale ed è necessario ribadire l'impegno di tutti, innanzitutto delle istituzioni, per non lasciare sole le donne e contrastare ogni tipo di violenza. Un impegno che ci deve vedere tutti in prima linea ogni giorno. Voglio parlare di un episodio purtroppo emblematico, un episodio doloroso per una famiglia e per l'intera comunità, quello di Marianna Manduca, uccisa brutalmente nel 2007 a Palagonia, vicino Catania, dall'ex marito dopo anni di violenze e minacce e dopo 12 denunce, ben 12 denunce. Purtroppo non è stato fatto abbastanza per proteggerla e questo non può succedere, non deve succedere. Mi auguro che adesso si possa trovare una soluzione giusta per la vicenda che riguarda il risarcimento dei figli. Purtroppo la violenza contro le donne è fenomeno di carattere strutturale e non emergenziale, che affonda le sue radici in una molteplicità di fattori di ordine culturale, sociale ed economico. Ne sono triste testimonianza, oltre al numero inaccettabile di omicidi in ambito familiare o sentimentale di cui sono vittime le donne, una serie di dati da cui emerge come durante il periodo di confinamento dovuto alla pandemia siano cresciuti casi di violenza sia fisica che psicologica sulle donne e siano aumentate le chiamate al numero antiviolenza 1522, a conferma del fatto che soprattutto tra le mura domestiche che le donne rischiano di più. Quella contro le donne è una violenza inaccettabile a cui bisogna reagire come comunità, cittadini, associazioni, istituzioni. Negli ultimi anni il Parlamento ha adottato importanti misure per la prevenzione e il contrasto, a partire dalla ratifica nel 2013 della Convenzione di Istanbul. Sono state introdotte disposizioni per la tutela dei figli delle vittime di omicidio in ambito familiare e da ultimo in questa legislatura è stato approvato il Codice Rosso. Ma dobbiamo fare di più, consapevoli che la nostra società deve fare passi in avanti dal punto di vista culturale e che occorre porre fine a persistenti situazioni di disuguaglianza. Nessun intervento normativo però potrà avere successo se non sapremo anche proseguire nell'azione educativa intrapresa per affermare il rispetto pieno ed incondizionato della dignità delle donne e di tutte le persone, rimuovendo stereotipi e pregiudizi persistenti e inaccettabili. Come quelli che accompagnano la domanda «com'è rivestita?», una delle agghiaccianti domande che vengono rivolte a chi ha subito uno stupro. Ed è la frase scelta come titolo del progetto di cui parla il video, che a breve sarà trasmesso dalla Web TV della Camera. Ci tengo a questo proposito a ringraziare di cuore Paola Cortellesi per il suo prezioso contributo e la vicepresidente Spadoni per aver voluto questa iniziativa. Passo ora la parola alla ministra Bonetti. Grazie. Grazie di cuore Presidente, grazie alla Vicepresidente Spadoni per questa straordinaria e importante occasione. Credo che la presenza di un argomento di questa portata per il nostro Paese all'interno del luogo, delle istituzioni, della democrazia che rappresenta il Paese dica un messaggio di speranza per tutte le donne. Dice che c'è uno Stato, dice che c'è una comunità che è pronta ad accogliere il loro grido d'aiuto. Questa è la precondizione per poter aiutare davvero le donne ad uscire dalla schiavitù nella quale la violenza troppo spesso le relega e spesso è una violenza subita in silenzio, in solitudine nelle case. Alla solitudine, all'isolamento delle donne nella quale la violenza le colloca, noi vogliamo proporre invece un approccio di comunità, una comunità che è pronta non solo ad aiutare le donne ma a costruire con loro un percorso di speranza, di coraggio, di autonomia, che quindi le renda libere, libere di poter decidere, libere di poter dire di no. Anche quest'anno la campagna del governo ha il nome Libera Puoi, perché è a questa libertà che noi vogliamo accompagnare le donne. Il tema della mostra è un tema fondamentale. Dobbiamo sconfiggere gli stereotipi che cercano di trovare giustificazioni alle forme della violenza a cui sono soggette le donne.
Dobbiamo dirlo con chiarezza, con parole nitide e ferme, e lo devono dire le istituzioni. Non c'è nessuna ragione che giustifichi la violenza, non c'è nessun atto di responsabilità che può essere attribuito alle donne vittime di violenza. La violenza contro le donne non ha ragioni e quindi le parole che noi dobbiamo usare per raccontarla sono parole che la condannano in modo definitivo, senza se e senza ma. Solo così potremo dare forma ad un paese che abbia il volto dell'umanità che vogliamo interpretare, un'umanità che sa promuovere il protagonismo femminile, che sa promuovere la parità di genere come elementi essenziali alla base di una relazione positiva tra le donne e tra le donne e gli uomini nel nostro paese. Serve un'azione culturale straordinaria, partiamo da questa giornata per assumerci un impegno e una responsabilità che ci accompagni durante tutto l'anno. Grazie, ringrazio il Presidente Fico, ringrazio anche la Ministra Bonetti per essere intervenuta in questo momento in cui parliamo di violenza di genere come ogni 25 novembre. Ogni 25 novembre ricordiamo Marianna, ricordiamo Giulia, Stefania, Francesca, tutte quelle donne che sono state uccise proprio per motivi di femminicidio, molto troppo spesso dal partner. E credo, anche in base alle dichiarazioni sia del Presidente che della Ministra, che due fronti siano fondamentali per sconfiggere la violenza di genere. In primis, sicuramente, è il fronte economico, come è stato detto anche precedentemente. Se una donna è indipendente a livello economico, una donna avrà più possibilità di uscire dalla spirale di violenza. Una donna e anche minori, perché purtroppo spesso ci troviamo in situazioni in cui abbiamo anche minori che devono essere tutelati e devono essere protetti. Quindi è necessario che il governo, che il Parlamento, che le istituzioni portino avanti tutte quelle azioni per far sì che una donna sia economicamente indipendente. Questo è veramente necessario. Per questo accolgo positivamente in legge di bilancio una serie di sgravi proprio contributivi nei confronti delle donne e quindi è necessario proprio che queste azioni diventino strutturali, che ci sia la possibilità per le donne, soprattutto in questo momento di pandemia, per le donne disoccupate, è necessario che trovino veramente lavoro e che possano essere indipendenti per poter uscire dalla violenza. Il secondo tema di cui si è parlato precedentemente è anche quello di sconfiggere gli stereotipi. E quindi l'azione culturale è assolutamente necessaria. Gli stereotipi di genere, il sessismo, le discriminazioni sono purtroppo all'ordine del giorno. Quindi è veramente necessario che questi stereotipi vengano contrastati e che ci siano situazioni in cui una donna può essere quello che vuole essere, senza che nessuno le dica che deve diventare qualcosa che non vuole diventare. E questo lo facciamo soprattutto se ci impegniamo nei confronti delle nuove generazioni, dei giovani, quello è fondamentale, e anche se riusciamo a combattere proprio questi stereotipi di genere. Io credo che i media in questo possano avere una funzione e un ruolo fondamentale, perché i media hanno il potere di poter trasmettere un messaggio bellissimo, che è quello della parità, che è quello della lotta proprio agli stereotipi. Quindi anche i media, i giornali, le televisioni veramente possono fare proprio la differenza. Tornando alla giornata di oggi, questa giornata a breve vedremo questo video, è un video che si intitola Cosa indossavi, come eri vestita? Ed è una domanda universale che viene posta in qualunque paese del mondo e che purtroppo sottende una sfumatura accusatoria, come a dire te la sei cercata. Io credo che parlare di violenza sia davvero difficile, ma farlo in maniera rispettosa, consapevole, dignitosa è fondamentale. Per questo oggi, 25 novembre, ho deciso di promuovere il video racconto, non chiedermelo, non è importante, un progetto patrocinato dalla Camera dei Deputati, che ringrazio, e basato proprio sulla mostra Come rivestita. Questa mostra è ispirata a una poesia di Mary Simmerling, What I Was Wearing, e tratta di vestiti. Vengono esposti i vestiti delle violenze delle donne. Può essere una felpa, può essere un costume da bagno, può essere una camicia. Questo proprio per contrastare
l'idea che in fondo una donna se l'è cercata perché magari aveva una gonna troppo corta. Io aggiungo, magari si potesse contrastare lo stupro attraverso una gonna più lunga. Purtroppo non è così. Lo stupro avviene indipendentemente dal vestito che la donna indossa. Ringrazio ovviamente la partecipazione di Paola Cortellesi, che si è resa subito disponibile per portare avanti questo progetto, così come ringrazio anche il centro antiviolenza Cerchi d'Acqua, che fra poco ascolteremo tramite le parole della Presidente Graziella Mazzoli, che sono riuscite a fare l'installazione di questa mostra. Quindi io procederei con il video e poi proseguiremo questo evento. Grazie. Paola, abbiamo finito anche oggi, eh? Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta, è vero. Carino, veramente. Intanto non si pensa mai a come si è arrivati a quest'idea. Ti ricordi com'era successo? Sì, guarda, con una mia amica di Cerchi d'Acqua abbiamo parlato di un articolo di giornale che faceva riferimento, raccontava di una mostra americana, What Were You Wearing?, ideata e organizzata da un'installazione da queste due docenti americane dell'Università dell'Arkansas, Jen Brockman e Mary Wint Hibbert, spero di aver detto giusto il nome. Queste due docenti erano state ispirate da una poesia di Mary Simmerlin, un'altra docente americana, che raccontava proprio la storia di una violenza sessuale. E in questa violenza quello che lei ricordava è come era stata interrogata, qual è stato il primo approccio al suo racconto, come è rivestita. Nel campus americano il problema degli stupri, delle violenze, è veramente importante. Le docenti americane avevano voluto, anche attraverso questa mostra, colpire un po' l'opinione pubblica, soprattutto su quello che poteva essere gli stereotipi che vengono creati intorno alla violenza, non solo la violenza sessuale, ma la violenza in generale. E la donna che viene considerata un po' la causa, se è troppo bella, se è troppo allegra, se ha la gonna troppo corta. C'è sempre un buon motivo perché la donna venga colpevolizzata, certe volte si colpevolizzano anche loro. Ecco perché spesso le violenze sessuali non sono denunciate. Mentre invece l'uomo dall'altra parte viene un po' scusato, passione, raptus di follia, ubriachezza, insomma tutti buoni motivi per dare una ragione, per un atto così. Una scusante, così. Sì, come se fosse una scusante. Sì. La violenza non dipende da quello che tu porti, non dipende dal vestito che tu porti. Sarebbe tanto bello se cambiando vestito si potesse non essere violentata, è questo che anche il senso della poesia. Ecco perché gli abiti sono così importanti, ecco perché ci fa sempre commozione tutto sommato.
installare ogni volta una mostra, e ogni volta è nuova, ogni volta è diversa. Perché la cosa che mi ricordo bene è che siamo partiti da questa mostra americana, ma poi l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo calata nel territorio in cui noi nel senso di Cerchi d'Acqua lavoriamo da 20 anni, nel territorio milanese, chiedendo alle nostre donne di raccontarci come erano vestite quando avevano subito violenza, e hanno dato queste suggestioni, queste frasi che raccontano in una frase sola quello che era successo, senza tanto sensazionalismo, e ci hanno anche descritto gli abiti che, come si vede dalla mostra, alcuni di loro sono originali. Infatti quella donna che ci ha consegnato l'abito ci ha detto una frase così bella: a quello vi do il mio abito, così me ne libero e così vado alla conquista della mia libertà. Sì, sì. E quello che colpisce in queste suggestioni, soprattutto, che non si tratta mai o quasi mai di estranei, ma di persone della famiglia, di partner, di amici di famiglia, del fidanzato di cui ci si fidava, perché questa è un po' una caratteristica della violenza di genere, certo, che non è quasi mai un estraneo, ma è sempre qualcuno all'interno delle mura di casa, qualcuno che si conosce, in cui si era riposto fiducia, oppure un ex che non riesce a tollerare questo no da parte delle donne. Un centro di violenza come Cerchi d'Acqua è nato per sostenere le donne ed è un luogo di donne, l'insieme delle risorse che noi mettiamo a disposizione delle donne è tutto il femminile. Le sostiene attraverso quella che noi chiamiamo metodologia, la donna che viene messa al centro e quindi la donna che si rivolge a noi sapendo di non essere incasellata, inquadrata, inseguita quasi in un percorso di uscita dalla violenza. La donna che ha la possibilità di intanto creare una consapevolezza di quello che sta vivendo, perché certo, spesso non se ne rendono neanche conto, è la parte più difficile. E proprio il fatto di accogliere la donna in segretezza, ma in particolar modo in anonimato, perché questo le permette per la prima volta di liberarsi completamente, di svestirsi di tutto quello che è il suo passato, la sua sofferenza, e lo fa liberamente. Lui avrebbe dovuto scortarci nel buio fino alla strada coi lampioni. Peccato che nel buio il pericolo fosse lui. Un costume da bagno, una giornata d'estate e la voglia di fare quello che più mi piaceva, nuotare nel mare. Per tanti anni a seguire l'ho solo odiato. Prima mi comprava gli indumenti e poi voleva che li indossassi per incontrare gli altri uomini. Era tristissimo e doloroso. Pensavo che indossare più strati di vestiti la notte potesse impedirgli di fare ciò che voleva. La mia amica mi disse: forse l'hai provocato tu. Ora posso fare il bagnetto? Eravamo al mare, cercavo l'amore, il primo amore, ma tu mi hai giudicato per come ero vestita e ti sei sentito autorizzato. In pigiama, desideravo solo dormire e magari fare bei sogni. Minacciava di chiudermi in quella soffitta spaventosa, se non accettavo. Fidati, sai che lo zio ti vuole tanto bene. E io mi fidavo. Spensi le candeline del mio compleanno facilmente. 1, 2, 3. Era una serata come tante altre. Lui era un amico di amici. In tribunale poi mi hanno detto: il fatto non sussiste. Mia madre mi disse: per andare al processo mettiti il vestito del matrimonio di tua zia, così il giudice capisce che sei una brava bambina. Quel 23 marzo avevo scelto un abbigliamento sobrio, come ogni mattina in cui mi recavo in ufficio. Volevo evitare di scatenare in lui, che era anche il mio capo, qualsiasi pensiero che non riguardasse il lavoro.
A casa sua, poi, quella sera, ricordo quel cuscino in faccia che mi impediva di respirare e io, bloccata, non avevo la forza di reagire. Non mi ero vestita neanche tanto elegante. Non avevo voglia di accompagnare al concerto quell'uomo, tanto importante per la nostra azienda di famiglia. La reazione dei miei genitori fu terribile. Mio padre mi chiese quale fosse il problema. In fondo ero una donna divorziata, non avevo niente da perdere. E mia madre mi disse: cosa ti costava accontentare l'amico di papà? L'illusione di scomparire sotto il piumone. Poi all'improvviso con le mani ti afferra, via il pigiama, gli slip. Ti pare questo il modo di stirare? Appena tornavo da scuola, non vedevo l'ora di correre nella mia cameretta, nascosta tra i peluche, a fare i compiti. Almeno lì non entrava nessuno. Mia mamma un giorno mi disse: vestiti più da signorina, e io le risposi: no, mi piacciono i vestiti larghi. Come una qualunque adolescente, in un giorno di primavera, in maglietta, jeans. Resta solo una cosa da quel giorno. Se ora mi chiedi com'eri vestita, la mia risposta può essere soltanto una: per quanti abiti possa indossare, mi sento sempre nuda. Cosa indossavo? Questo. Dall'alto, una maglietta bianca di cotone a maniche corte con lo scollo rotondo. Era infilata in una gonna di jeans, sempre di cotone, che arrivava appena sopra il ginocchio, con una cintura. Sotto tutto ciò c'erano un reggiseno bianco di cotone e mutande bianche, probabilmente non coordinati. Ai piedi, scarpe da tennis bianche, proprio quelle per giocare a tennis, e poi orecchini d'argento e lucida labbra. Questo era quello che indossavo quel giorno, quella notte, quel 4 luglio del 1987. Ti starai chiedendo cosa c'entri o persino come possa ricordare ogni elemento con questa precisione. Vedi, questa domanda mi è stata fatta molte volte. Molte volte mi sono tornati alla mente questa domanda, questa risposta, questi dettagli. Ma la mia risposta, attesa, scontata, in qualche modo sembra piatta, visti gli altri dettagli di quella notte, durante la quale, a un certo punto, sono stata stuprata. E mi chiedo, quale risposta, quali dettagli dovrebbero dare conforto, potrebbero dare conforto a te che me lo chiedi, cercando conforto dove non c'è, ahimè, nessun conforto che possa essere trovato. Se solo fosse così semplice, se solo potessimo porre fine agli stupri semplicemente cambiando i vestiti. Ricordo anche cosa indossava lui quella notte, anche se in verità questo nessuno l'ha mai chiesto. Mi ricordo anche come era vestito lui, ma nessuno me lo ha chiesto. Questo credo che sia la parte più
impattante della splendida poesia interpretata da Paola Cortellesi. Sicuramente un video che fa riflettere, soprattutto fa riflettere nel momento in cui una donna che ha subito violenza cerca aiuto. E questo aiuto viene dato attraverso soprattutto i centri antiviolenza sul territorio, e approfitto di questo momento per ringraziare tutti gli operatori e tutte le operatrici che ogni giorno si trovano a parlare, ad ascoltare le donne vittime di violenza. E oggi abbiamo con noi la presidente Graziella Mazzoli, proprio di un centro antiviolenza, del centro antiviolenza Cerchi d'Acqua. E credo che sia assieme a Paola Conversano e Silvana Milelli, che ringrazio per aver reso possibile questo progetto, per aver allestito la mostra. Quindi chiedo alla presidente il motivo del 25 novembre, perché proprio oggi purtroppo ci troviamo a ricordare le vittime del femminicidio e la violenza contro le donne, e se in un qualche modo le giovani generazioni possono dare un contributo importante per combattere questo terribile fenomeno. Grazie. Grazie innanzitutto al presidente Roberto Fico per le sue parole, per il suo sostegno, e alla ministra delle pari opportunità Elena Bonetti. Un ringraziamento davvero molto sentito alla vicepresidente Maria Edera Spadoni, che con il suo staff ha promosso e organizzato questa iniziativa e questo video realizzato in collaborazione col nostro centro antiviolenza, in diretta dalla Camera dei Deputati. È fondamentale come società civile contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento che è sempre ancora troppo sottotacito, coinvolgendo anche e soprattutto i giovani e le scuole per creare una mentalità e una cultura diversa. Cerchi d'Acqua infatti si è costituito nel 2000, siamo tra le fondatrici dell'Associazione Nazionale Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e facciamo parte della rete antimaltrattamento del Comune di Milano. Tutti i percorsi che offriamo sono gratuiti e operiamo sempre con il consenso della donna, garantendole l'anonimato e il non giudizio. In 20 anni abbiamo accolto quasi 12.000 donne, di cui 525 solo nel 2019. Grazie davvero per tutto il vostro sostegno e per essere al fianco delle donne. Mi chiedete perché il 25 novembre? In memoria delle tre farfalle, le famose domenicane Mirabal, che furono nel 1960 sequestrate, torturate, massacrate a colpi di bastone dai ceffi del dittatore perché oppositrici del regime. Dal 1999, il 25 novembre, è stato decretato dall'ONU la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È un giorno per ricordare la forza di queste tre donne, diventate simbolo di tutte le donne del mondo, che lottano contro gli abusi, i soprusi, le umiliazioni, la violenza fisica e non solo. La scuola è un momento fondamentale per coinvolgere i giovani e andare a parlarne, per cercare di cambiare la cultura, perché è nella cultura che ha la radice la violenza di genere. Per questo, come Cerchi d'Acqua, facciamo moltissima formazione nelle scuole di Milano, e ne è un esempio la mostra Come rivestita, che ha sempre un impatto molto forte sui ragazzi, essendo tangibile e concreta. Lo abbiamo riscontrato sin dalla prima volta che l'abbiamo allestita, nel 2018, alla Casa dei Diritti di Milano, dove è stata vista da moltissime classi. E il tantan che ne è derivato ha poi portato all'allestimento in tanti complessi scolastici e al lavoro di moltissime insegnanti in preparazione all'evento. Grazie ancora, vi ringrazio moltissimo. Grazie a tutti.
Volevo ringraziare tutti coloro che oggi, nonostante l'emergenza Covid che stiamo vivendo, hanno organizzato questa bellissima mattinata. Ribadisco sempre con più forza l'impegno della Camera dei Deputati affinché questa annosa questione venga sviluppata e risolta definitivamente. Senza dubbio il superamento deve essere culturale da tutti i punti di vista, visto che viviamo ancora in una società maschilista. Quindi grazie a tutti.